Buongiorno a tutti amici di Tutto un Po', eccoci qua insieme per un altro video. Allora, mi è arrivato lui e tanto lo leggete sotto in descrizione che cos'è. Allora, sostanzialmente ragazzi, volevo andare a riprendere un po' mano con i medi bassi di gamma e Amazon, nello specifico, ha un'esclusiva che potrebbe essere interessante e quindi andiamola a scoprire insieme in questo unboxing e prima impressione. Ok ragazzi, eccoci qua, andiamo ad aprire. Allora, fatemi sapere se questa nuova inquadratura per fare gli unboxing vi piace, perché sto facendo varie prove e volevo vedere se fossero essere interessanti. Allora, come al solito, di nuovo mettete un mi piace al video, commentate, condividete e chiaramente sono sempre a vostra disposizione per qualunque domanda o dubbio, scrivete sotto nei commenti ragazzi. Eccolo qua, il Samsung Galaxy M20. Le sue caratteristiche, diciamo, molto appetibili sono che ha 5000 mAh di batteria, vabbè, la dual camera e un display, l'Infinity View Display. È un 64-bit octa-core, e chiaramente è un Exynos ragazzi. Allora, vediamo un po', togliamo il nostro sigillo. Togliamo il sigillo. Chiaramente ragazzi, questo è un prodotto medio-basso di gamma, ragazzi, si intende. Lo trovate, vi lascio il link sotto in descrizione se siete interessati. E il costo è di 229 euro su Amazon. E se non ricordo male, dovrebbe essere un dispositivo in totale, cioè è un prodotto che viene venduto soltanto da Amazon, quindi è in esclusiva per Amazon. Allora, apriamolo, guardate che carino, zac, si apre. Ecco il dispositivo, lo mettiamo un attimo da parte, vediamo cosa c'è nella confezione. Qui abbiamo la solita manualistica, niente di eccezione, niente di che dico. Qui abbiamo delle cuffie non in ear, ve le faccio vedere meglio, non sono in ear, di fattura, vabbè, niente di particolare ragazzi. Però c'è, andiamo ad aprire un attimo, c'è però il tasto per rispondere alle chiamate e questo può essere interessante. Poi abbiamo il caro vecchio cavetto di ricarica, che è un USB-C, USB-C. Abbiamo dopo dentro la confezione, abbiamo la spilletta per la SIM e il suo caricabatterie per caricare questi 5000 mAh. Vediamo un po', vi lascio qua, faccio vedere un po'. Qua, non so se riesce a mettere a fuoco. Non riesce a mettere a fuoco, eccolo qua, così lo vedete. Ed è un caricabatterie da 2A, 5V 2A, quindi non dovrebbe metterci tanto a ricaricare comunque sia. E vabbè, e questo lo togliamo, rimettiamo a posto la scatola, perché andiamo sul più bello, no? Anzi, questa la lasciamo qua, così. Ecco qua, il Samsung Galaxy M20. Allora, dal peso non è molto pesante, togliamo le pellicoline. La cosa sempre più bella ragazzi, aspettate che bisogna beccare il verso giusto perché deve venire bene l'effetto. Fatemi vedere un attimo. Ok, eccola. Ah, è venuta via veramente in maniera cattiva. Non è la normale pellicolina, è una plastichetta un pochettino più rigida ragazzi. Comunque, togliamo anche questa. Eccolo qua ragazzi, eccolo qua, è un 6.39 pollici di dimensione. Qui ci sono altre pellicoline, togliamole. Sempre silenzio. Ah, vabbè, questa ha fatto poco rumore. Allora, chiaramente ho scelto la versione blu perché mi piaceva di più e non è affatto male, ora ve lo faccio vedere qui da vicino. Non è affatto male. Ora togliamo anche questa, che tanto non ci serve di mail.
Ecco qua, lo appiccichiamo qui, tanto non ci serve. Allora, il telefono è un po' pesante, va detto questo, Proviamo ad accenderlo, vedere se la batteria c'è. Si accende, perfetto. E ora andiamo a preconfigurarlo. Allora ragazzi, eccoci qua, lo sto iniziando a configurare, chiaramente devo metterci la SIM, devo installare tutte le app che mi servono per poterlo andare a recensire, ma come prime impressioni, devo essere sincero, non è male ragazzi, non è male, l'unica pecca è che lui installa installa l'Android Oreo 8.1, mi sarebbe piaciuto vederlo già con la 9, non so se arriverà un aggiornamento, Samsung è sempre un po' un punto interrogativo per queste cose, però nel senso lo sto provando, lo schermo non è male, una cosa che non mi piace tanto, ora ve lo faccio vedere più vicino, vedete qui c'è la parte del vetro e poi c'è la plastica che crea tipo una scarettatura, non mi piace molto come soluzione. Non mi piace molto come soluzione, mi sarebbe piaciuto di più se fosse stata la plastica inglobata al vetro e creando un'unica scocca. Però vabbè ragazzi, è anche vero che lui costa 229 euro su Amazon, si preannuncia in grado di poter fare un po' tutte le attività di tutti i giorni e quindi di poter accompagnarci a fine giornata senza problemi, soprattutto grazie a questa sua veramente batteria infinita da 5000 mAh. Sono curioso ragazzi, sono veramente curioso. Ne approfitto per segnalarvi che ho aperto anche il canale Instagram, dove sostanzialmente che cosa farò in questo canale? Vi terrò aggiornati e posterò magari le foto dei dispositivi, qualche chicca particolare. E quindi vi invito ad iscrivervi anche al mio account Instagram se volete rimanere ancora più a stretto contatto con le novità che stanno per uscire e tutto quanto. E, mi trovate sotto MitrelTech83 e quindi mi farebbe piacere se vi iscrivete anche al mio canale Instagram. Quindi per lui ragazzi, niente, per lui aspetteremo che lo posso testare una settimana, 10 giorni come al solito, perché volevo anche fare un bel confronto con lo Xiaomi Note 7, il Redmi Note 7, perché ora è cambiata, non è più Xiaomi Redmi, il Redmi Note 7. Ero curioso anche di fare questo confronto per andare ad analizzare quale tra i due nuovi medi bassi gamma potrebbe essere interessante capire quale è migliore e quale peggiore anche per chi magari lo vuole acquistare. E poi infatti vi dirò che dei due dispositivi che vado a testare che testerò a breve tutte e due, vi segnalo che terrò solo uno di loro due perché mi serve praticamente un telefono di riserva e quindi ero curioso di provare questa nuova bestiolina di casa Samsung e ugualmente la nuova bestiolina di casa Xiaomi. Per rendersi conto, sono sempre stato amante dei medi bassi gamma di casa Xiaomi, però vediamo come si comporta anche lui. E quindi vi invito a mettere un bel mi piace, seguitemi sempre su tutti i miei canali, commentate sotto al video per farmi sapere se avete qualche richiesta particolare, se magari volete che testo una particolare funzione del telefono, se magari ne avete bisogno, non lo so, per qualunque cosa voi scrivete sotto in descrizione e cercherò di magari di rispondervi o con un video a parte oppure anche su Instagram oppure addirittura magari farò un video dedicato alle vostre domande su questo dispositivo prima della recensione chiaramente. E quindi ragazzi, di nuovo un saluto, vi abbraccio tutti come al solito, vi voglio bene e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.